Ogni stagione arrivano da tutto il mondo, dai piloti dilettanti ai semiprofessionisti, per misurarsi contro l'elite. 18 squadre, un solo vincitore. Hangar Management in azione, ci prova. Non molla, guarda, si guarda intorno, è inarrestabile. Touchdown! Touchdown, fast slider! I Cobras passano in vantaggio a pochi secondi dallo scadere. Hangar ci prova, Gomez fuori posizione, salta! Testa a testa, critica al masso contro Hangar Management. Tenta presto! La partita chiusa! I Comets vincono il titolo e sono i nuovi campioni! Un principiante sbucato dal nulla! Nuova partita RX, gente, sono la terza mia partita. Ho fatto un video con dove facevo l'addestramento, il secondo video è stata la prima effettiva partita e adesso c'è un altro match da fare con la mia squadra, cambia le modalità. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. Allora, nel video precedente ho fatto il primo match, mi ha spiegato un attimo come funzionano gli sponsor, che sono praticamente servono praticamente per degli obiettivi extra oltre alla partita, che danno punti aggiuntivi per poter andare a potenziare il mech, che per il momento ho preso questo. Ho preso questo perché è il mech più lento di quelli disponibili, è quello più robusto ma anche più lento, avendo avuto problemi di nausea la prima partita, perché una volta che sei dentro veramente sembra di essere sballottato dentro il robot, appunto ho avuto un po' di nausea nella prima partita. La seconda, quindi la prima partita è andata bene, con questo non ho avuto grossi problemi, mentre invece nella prima partita ne avevo uno più veloce. Adesso andiamo a vedere il prossimo match. Io ho scelto la squadra di Diamonds. Allora, regolamento. Ora qua va a spiegare come sarà questa partita. Modalità Power Slam. In questa disciplina 3 contro 3 lo scopo è segnare più gol degli avversari. Per segnare un gol, un rig deve prima entrare in overdrive eseguendo takedown o raccogliendo le sfere d'energia sparse nell'arena. Attivato l'overdrive, il pilota può puntare al centro dell'arena. Saltando dentro il gol con l'overdrive attivo, tiene un punto per la sua squadra. È possibile segnare solo saltando nel gol dall'alto. Un campo di forza impedisce di attraversare il gol dal basso. I piloti espulsi possono scegliere il punto di rientro nell'arena valutando se schierarsi in una zona sicura o una più pericolosa. In caso di parità allo scadere, si giocano i supplementari. Ok. I supplementari finiscono al primo gol segnato, oppure se una delle due squadre viene eliminata per intero. Nei supplementari non si può rientrare. Se anche i supplementari si concludono con un nulla di fatto, è il primo takedown della partita a stabilire chi ha vinto. Guadagni punti personali extra assistendo ai takedown dei compagni o eseguendo takedown difensivi contro avversari in overdrive che si avvicinano al gol. Ok, allora è una partita dove praticamente, vabbè, uccidendo gli avversari si entra in una modalità tale che praticamente ci sono dei trampolini, bisogna entrare molto probabilmente nel canestro al centro del campo e si segna un punto. Praticamente una volta fatti fuori determinati nemici, adesso non so quanti possono essere, il mech diventa una specie di palla che deve saltare dentro un canestro. E allora
Io se dovessi ne sceglierei uno più veloce, dato che però ho avuto appunto, come dicevo, problemi di nausea. Insomma, vorrei evitare. L'unica cosa che mi posso permettere di fare è aumentare la rotazione della testa, cioè la velocità con la quale posso girare il Mac quando muovo la testa. Perché nella prima parte l'ho tenuta molto lenta appunto per quel problema che ho avuto. Quella è la mia squadra che ho scelto, hanno tutti e due Mac veloci, il mio è quello più lento. Niente, proviamo. Questa è la prova del 9, nel senso che... Andiamo, dobbiamo preparare due righe per il prossimo match. Nel senso che se non mi viene in house adesso... questi sono i miei avversari. Se non mi viene in house adesso vuol dire che sono molto contento, nel senso posso giocarci tranquillamente. Con quel Mac. Poi devo provare anche gli altri. Gli altri sono veloci, alcuni volano, quindi sono molto più dinamici gli altri. Questo si muove lentamente, è un pochino più ingombrante, quindi è tutto... non hai quello sballottamento che hai con gli altri. Perché lui è quello? Io gli avevo detto che... Eccomi dentro. Ok, quello è il canestro. Quello davanti è il canestro. Siamo qui a Rio per quella che si prospetta come Aia. un'epica partita di Power Slam. Il portone da recupero ha dato confusione. Vabbè, entro là. Abitacolo in posizionamento. È il tuo. Uno dei Vultures vuole segnare. No, ha segnato, Sono bastardo. i Vultures a condurre. Il punteggio è di 1-0. L'incontro si mette male per i Dynamos. Sì. Il tuo compagno sta per segnare. Ok. Attenzione, uno dei Vultures sta Ah, per segnare. me l'ha distrutto. Un compagno sta per segnare, corri ad aiutarlo. L'incontro è sul 2-1. Quel Vulture è in overdrive e punta dritto alla porta. Un ring dei Vultures punta al gol. A parte... Ok. I Vultures realizzano anche il secondo di fila. I Vultures allungano sugli avversari. Quel Vulture è in overdrive e punta dritto alla porta. Tre consecutivi. In campo non resta un solo avversario. Vai in gol, devo andare in gol. Il tuo compagno sta per segnare, aiutalo. I Dynamos hanno l'opportunità di segnare. È il tuo turno. Quel Vulture è in overdrive e punta dritto alla porta. Un rig dei Vultures punta gol. No, non deve entrare, non deve entrare. Così si fa. Quel Vulture stava quasi per segnare. 10 secondi alla porta. L'abitacolo è in movimento. Intervallo. Ah, Mantenuti stiamo recuperati. perdendo. Nel secondo tempo cercheranno di riscattarsi. Le cose
si stanno mettendo male. Tira fuori la grinta e inizia a far piovere punti dalla nostra parte. Sto giocando anche male. Allora, con le armi che mi ha messo non mi trovo per niente. E niente, non mi trovo con le armi che mi ha messo, perché molto probabilmente sono a breve distanza. Allora, adesso provo un attimo a aumentare la velocità. Fanculo la nausea. Questa la voglio vincere. Vai così, sei quasi in gol. Ok, sono overdrive. Sul punto di segnare un gol. Un compagno sta per segnare, corri ad aiutarlo. Devo andare a fare gol, eh? Quel Vulture sta per segnare. Gol strepitoso del pilota dei Dynamos. Perfetta parità, 3 punti. Ok, ho segnato. Segna. Bel gol. L'incontro è sul 4-3. Uno dei Vultures vuole segnare. Ma sono in due che mi stanno a far culo. Secondo gol consecutivo dei Vultures. A quanto siamo? Ah, stiamo perdendo. Uno dei Vultures vuole segnare. Ti sei quasi, avanti. Dynamos vuole segnare. Ok. Ci sei quasi. Uno dei Vultures. Devo andare in gol. I Vultures allungano il gol. Ok, ho segnato. E gol. I Vultures non possono permettersi di abbassare la guardia. Ora il punteggio è 6-5. I Dynamos potrebbero tornare in partita. Tre takedown. Il tuo compagno sta per segnare, aiutalo. Uno dei Dynamos è sul punto di segnare un gol. Dai, e vai. Un rig dei Vultures butta gol. Ottimo assist contro quel rig dei Vultures. Dai, puoi segnare. Dynamo hanno l'opportunità di segnare. Un rig dei Vultures punta gol. No, vai. No! Scaduto. Vincono i Vultures. No. I Dynamos non hanno giocato male, ma non sono comunque riusciti a evitare la sconfitta. Complimenti. È la serie di takedown più lunga della partita. Niente. Non è andato sto match. Il pubblico è in delirio per l'MVP della partita. È stata una partita durissima e gli avversari erano troppo forti per noi. Anche se siamo scesi in classifica, la stagione non è ancora finita. Quindi siamo un secondo in classifica adesso, a 3 punti. Non sei tra i 5 piloti che competono per il premio Top Gun, ma ti basterebbe qualche buon risultato per scalzarne qualcuno. Ok, allora, nausea 0. Quindi sono perfettamente immerso nel gioco e non ho avuto problemi. Siamo scesi in classifica, quindi ci sarà da rimontare. Siamo sotto di 3 punti. Peccato, non si può vincere sempre. Ok, questa qua è la prossima partita. La squadra me la tengo sempre così, anche perché non ho ben capito
A che serve? Questa qua è la classifica della mia squadra, quindi Diamonds, siamo secondi, siamo scesi. Ok. Questa è la prossima partita. Quindi si farà un altro Power Slam. 3 contro 3, lo scopo è segnare più. Cambiamo, cambio lo sponsor e quindi la prossima sfida sarà quella di mettere due assist. Cambiamo anche l'uniforme così, giusto per... Ok. Perfetto. Niente, gente, questa partita, vabbè, ho perso contro... Ho perso la partita, ma ho vinto contro la nausea perché sto qua senza problemi, ma assolutamente senza problemi. E quindi bene. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!